Ricordo che qualche anno fa, quando io sono diventato assessore, si parlava del contrario, cioè delle buche in città. Tutto sommato, il fatto che si stiano facendo tanti lavori stradali significa che si sta facendo riqualificazione e manutenzione delle strade cittadine. Adesso cominciamo con le multe, ma adesso abbiamo cominciato con questi di Via Marina, 200.000 euro sull'ultimo SAL, vedremo le altre ditte che hanno il dovere di consegnare i cantieri nei tempi prestabiliti, al di là di quelle che sono poi le difficoltà oggettive che l'amministrazione ha nel pagare i singoli stati di avanzamento lavoro. Però dove non ci sono ritardi da parte dell'amministrazione, è giusto che le ditte facciano il proprio dovere. La Commissione del Consiglio Comunale di Napoli, che si occupa dei problemi relativi alle infrastrutture, ai lavori pubblici e alla mobilità cittadina, si è riunita questa mattina ospitando l'assessore al ramo per confrontarsi sui temi caldi di questo periodo, dai lavori in corso su tratti importanti come in Via Marina e quelli da iniziarsi al Corso Vittorio Emanuele, fino alla situazione della funicolare centrale. Tra poco partiremo con i lavori della riviera Pente di Chiaia, che è un altro intervento molto importante, perché noi riprendiamo in quell'asse viario che per molti anni ha subito anche i lavori della metropolitana. Il Corso Vittorio Emanuele, io sto aspettando, cioè c'è un progetto del comune che prevedeva l'utilizzo dell'asfalto, quindi del conglomerato bituminoso sulla carreggiata pentestradale, e il rifacimento degli attuali marciapiedi, che sono fatti con mattonelle e pente di cemento, invece in pietra lavica. In questo momento l'interlocuzione è aperta con l'attuale soprintendente. Attendo adesso che sta facendo degli approfondimenti, attendo di essere chiamato per poter capire qual è la soluzione poi definitiva che dobbiamo adottare, anche perché io ritengo che in ogni caso, sia in asfalto che con cubetti, quel lavoro che è finanziato, cioè con fondi di bilancio comunale, si debba fare. L'apertura della funicolare in questo momento è prevista da una riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa in assessorato per metà luglio. Fine giugno, come è stato più volte detto, terminano i lavori. Bisogna passare alle fasi del collaudo sul Corso Vittorio Emanuele. Se cominciano i lavori ci sarà un po' di traffico, però delle due l'una: o noi a un certo punto la città e le strade delle città le facciamo praticamente morire e ci lamentiamo, abbiamo le buche, abbiamo una città mal mantenuta, oppure purtroppo i lavori bisogna farli. Se non li apriamo durante il periodo in cui sono le scuole chiuse, quindi parliamo di giugno, luglio, agosto, ma quando lo dobbiamo fare? A Natale? Se noi abbiamo 1.000 euro per fare un lavoro di manutenzione straordinaria o ordinaria di una strada, se noi non lo apriamo nei tempi prestabiliti, noi quei fondi li perdiamo, poi siamo colpevoli del fatto che non li abbiamo aperti. I cantieri determinano praticamente anche un po' di traffico, ma sono convinto che i cittadini napoletani possano praticamente anche un minimo apprezzare lo sforzo che si sta facendo per mettere a posto cose che stavano là sospese da molti anni.